fatto, grazie. Allora, io ringrazio l'amministrazione Ciampino che mi ha invitato a lavorare con lei, naturalmente il sindaco e l'assessore, insomma, un po' come ha riferito il sindaco prima, tutto lo staff del comune. Però se permetti, sindaco, ringrazio pure il gruppo che ha lavorato con me. Certo. Poi li vedrete scritti, insomma, sono un gruppo di architetti e di ingegneri che da tempo insieme a me si dedicano a questo tema non semplice di capire che cosa succede nelle città, nei territori e dare qualche aiuto, qualche indirizzo alle amministrazioni su come cercare di risolvere il problema. Allora, io non credo che sia il momento, soprattutto oggi, di entrare nello specifico della legge. Già da qualche tempo, soprattutto con l'ospitalità dell'assessore Muzzi, stiamo incontrando i vari cittadini e dialogando con loro su quelle che sono le possibilità che questa legge può avere. Abbiamo messo in calendario, l'ha detto il sindaco, dei possibili incontri, il primo è quello di oggi. Mi piacerebbe molto se il prossimo fosse fatto per esempio con le scuole, anche per dare un'indicazione ai ragazzi, ai docenti, di come ci si deve educare verso la città, verso la trasformazione della città. Io sono un architetto, diciamo così, prestato all'urbanistica. Mi sono accorto nel tempo che forse il compito principale che deve fare l'architetto in questo momento non è tanto quello di immaginare nuove costruzioni, nuovi spazi, ma di cercare di reinterpretare le nuove condizioni che si vengono a creare sui territori. Parliamo di questo, cominciamo a parlare di questo. Per cui gli abbiamo dato questo titolo un po' così social, territori in cambiamento, che potrebbe essere una cosa che ci accompagna. Lo studio che stiamo mettendo in atto per adesso è uno studio di conoscenza del territorio, in modo che questo studio ci dia delle indicazioni su quelli che possono essere i fattori di sviluppo e attraverso un'analisi, adesso qui ci sono dei termini anche un po' più complessi, multicriteria, vuol dire messa a confronto con vari dati che possono interfacciarsi e dare già prima la risposta a un risultato positivo. Ciò che può fare il comune per mettere in atto questa legge. Io ricordo che questa legge, anche se temporalmente deriva dalla legge Piano Casa, non è esattamente così, anzi diciamo che è particolarmente diversa. Intanto questa è una legge che si rivolge alle amministrazioni sostanzialmente, cioè chiama in causa le amministrazioni per effettivamente mettersi in gioco con una loro programmazione su quello che sarà la trasformazione rispetto agli articoli contenuti nella stessa legge. Cioè chiama le amministrazioni a governare questo strumento normativo. Allora, verso l'ufficio di scopo, perché l'ufficio di scopo? Verso l'ufficio di scopo ha un doppio significato. Verso perché le amministrazioni finalmente hanno un interlocutore importante, che è l'ufficio di scopo della regione, che è presente qui con delle figure assolutamente rappresentative, Fabio Ascensi, la direttrice Manetti e anche altre persone adesso di cui che ne fanno parte. L'ufficio di scopo della regione, lo vedremo anche meglio dopo, che cosa fa? Dà supporto ai comuni a costruire questo quadro programmatico per mettere in atto la norma. Quindi verso l'ufficio di scopo, come ci si va verso l'ufficio di scopo? Insomma ci si va abbastanza strutturati, ma ci si va sostanzialmente con l'idea di lavorare insieme. Non solo con la regione, ma con tutti quegli enti che governano il territorio. Quindi gli enti coinvolti sono
ma anche le autorità che governano il territorio. E questo territorio, soprattutto il nostro territorio di Ciampino, ne sa qualcosa. C'ha l'autorità portuale che governa il suo spazio aereo e in qualche maniera ne limita e ne determina alcune condizioni di crescita o di sviluppo. Ha le autorità della sovrintendenza che giustamente controllano che il patrimonio presente venga preservato o venga valorizzato nel giusto modo e così via naturalmente. Ma gli enti coinvolti, io ci metto anche gli stakeholder e oggi ce ne sono alcuni, da Camera di Commercio alle associazioni di categoria, alle Ferrovie dello Stato, all'imprenditoria locale e non locale, che magari vede in Ciampino un luogo, un posto dove riporre una propria particolare attenzione. Quindi la manifestazione di interesse significa voler partecipare a questo processo di sviluppo e crescita che il Comune vuole fare, indirizzandolo almeno nel decennio che ci aspetta verso il 2030. Il Comune ha fatto degli atti ben precisi come deve fare, quindi dando un atto di indirizzo ai suoi uffici per poter procedere, insomma, a costruire una struttura che potesse lavorare in questo e una determinazione operativa per poterci lavorare sopra. Naturalmente avendo a che fare con la sua struttura programmatica, che è un piano regolatore che ha qualche anno, che ha, come tutti i piani regolatori, dei problemi, ma ancora delle possibilità importanti che forse possono essere messe in luce. A dicembre è stato pubblicato questo avviso per la, di manifestazione di interesse e questo avviso contiene tra l'altro delle indicazioni ben precise. Si chiede di partecipare, non soltanto come stiamo facendo qui, e è una cosa assolutamente importante, perché un'assemblea cittadina è sempre una cosa di grande rispetto, anzi aumenta la responsabilità di chi in qualche maniera deve lavorare per questo, attraverso una proposta o un contributo partecipativo. Che significa proposta o contributo partecipativo? In questa fase noi non ci attendiamo dei progetti, ci attendiamo delle proposte, magari anche proposte che mettono in luce, anzi sicuramente andranno ad indicare delle problematiche, anche alcune volte anche ad atavi che probabilmente che il Comune ti porta appresso, però delle proposte che lavorino ad ampio spettro, così come delle attività che entrino a far parte di quelle che sono lo sviluppo imprenditoriale, attività sociali, la legge regionale è composta da, probabilmente ci saranno anche dei tecnici che lo sanno anche meglio di me, è composta da vari atti, diciamo così, il suo atto fondamentale che è stato promulgato nel 2017, una deliberazione, diciamo, che ne dà dei chiarimenti più specifici, una circolare esplicativa, come si dice in gergo, e più recentemente, questo è, devo dire, una cosa assolutamente ben fatta, ho avuto modo di dirlo con la direttrice quando ci siamo incontrati qualche giorno fa, perché è fatta piuttosto bene. Mette in chiaro cosa devono fare i comuni più che cosa devono fare le persone, che in questo momento è il comune che deve lavorare. I cittadini, invece gli operatori, gli stakeholder, come dicevo prima, devono segnalare le loro posizioni, le loro opportunità. È un'anagrafe di situazioni, di possibilità. Quindi l'ultimo atto sono delle linee guida che specificano come, quali sono le cartografie, quali sono gli atti e come arrivare alle deliberazioni. Una o più deliberazioni, dice la legge, adesso vedremo come l'amministrazione del Comune di Ciampino si regolerà in proposito.
Permettetemi di fare questa presentazione un po' singolare, che da questo momento in poi sarà un pochino singolare, perché ci tengo molto a parlare di rigenerazione. Io sto scomodissimo, però non ci provo. Immagino che le domande ce le facciamo un po' tutti, no? Che cos'è la rigenerazione urbana? L'ha fatta un signore, uno dei primi che è arrivato, ha detto: ma di che si parla? No? Cos'è il ciampino? Perché in fondo bisogna interrogarsi, no? Quando si mette le mani su una cosa, anche quando si mette le mani dentro casa nostra, come dire, no? Dice: ma senti, ma che è diventata casa mia? Cosa voglio che diventi? Ma la prima domanda è: che cos'è? No? E quali sono le opportunità che a discendere di queste due domande forse ci si riesce ad arrivare? Quindi, come dicevo prima, in qualche maniera bisogna rimettersi a studiare, quindi anche non è vero che lo conosciamo bene, non è vero che conosciamo bene casa nostra, delle volte dico: ma io, ma possibile, non ho capito niente di quello che succede a casa, no? Quindi rientrare un po' a mettersi in gioco su questo tema, cercare di capire che ci sono delle cose che si incastrano, ci sono delle diverse scale. Intervenire su un piccolo edificio, su un edificio, non significa non avere ricaduta sulla strada, non significa non avere ricaduta sul traffico, e al contrario, intervenire sul traffico non significa non dare corpo e sviluppo all'edilizia o al lavoro. E poi ormai non possiamo non ragionare, e qui in particolare a Ciampino, sarebbe assurdo non dirlo, non guardando il nostro territorio dal punto di vista dell'area metropolitana. Prima avete visto un video abbastanza semplice, un volo su Ciampino, no? Dai Castelli verso il centro di Roma, da Roma verso Frascati, insomma, questo è un territorio che si attraversa. E questa è una cosa importante. L'ufficio di scopo, dicevo, della regione supporta i comuni, ne ha supportati già parecchi, lo dirà forse meglio in modo puntuale il direttore, li ha accompagnati alla costruzione di quello che è il loro percorso di conoscenza e quindi a deliberare in maniera puntuale le azioni del processo. Cos'è il Ciampino? Cos'è la rigenerazione? Questo va letto un po' così, un po' a colori come facciamo noi architetti, un po' in maniera verticale come magari le persone, gli ingegneri o gli statistici fanno meglio di noi. Allora, quindi c'è una programmazione comunale, la prima fascia in alto verde, che ci fa capire che cosa è successo dall'inizio del secolo scorso ad oggi, su Ciampino. Cosa ha fatto il comune sostanzialmente, o quello che era il comune, perché insomma Ciampino diventa comune relativamente pochi anni fa, prima era parte di un altro comune. Cosa ha fatto l'area provinciale, l'area metropolitana, adesso si chiama città metropolitana, cosa hanno fatto gli strumenti normativi regionali che poi sono entrati in azione a partire dagli anni 80. E cosa stanno facendo, che cosa hanno fatto? Io non li ho riportati tutti, perché qui ce ne stanno altri, c'è l'autorità di bacino, cioè ci sono molti altri, però cosa hanno fatto, per esempio, gli enti sovraordinati. Con tutte queste cose noi abbiamo a che fare, e quindi non è semplice. Questo pezzo, sindaco, ti ricordi, è una delle prime cose che ti ho fatto vedere, e perché secondo me va vista così la rigenerazione urbana. Che cos'è la rigenerazione urbana? È alzare lo sguardo, è credere che dentro la propria casa ci sia la possibilità per fare delle cose importanti, per crescere. E alzare lo sguardo, perché vuol dire credere soprattutto che quel territorio lo può fare, ha la capacità di farlo.
La legge sulla rigenerazione urbana, qui ho messo in fila anche in maniera un po' scolastica, quattro colonne: il programma del sindaco, della nuova amministrazione, con delle indicazioni, con delle parole chiave che possono, insomma, le leggi senza che ve le leggo, alcuni riferimenti agli articoli che la legge sulla rigenerazione urbana prende e alcune potenzialità di essere, non dico finanziati, ma di trovare uno sbocco economico finanziario, in particolare per quanto riguarda tutte quelle azioni che sono immateriali: lo sviluppo di impresa, l'innovazione, il supporto sociale, la sicurezza, l'automazione al lavoro, la formazione del lavoro. Non so, banalità, perché io poi costruisco un capannone e dentro non ci metto il lavoro, poi diventa un problema. Poi il mio problema diventa quello di cambiare la destinazione d'uso e poi magari devo trovare qualcuno che anche a destinazione fatta deve andarci ad abitare, devo trovare, come dire, gli abitanti di una nuova destinazione d'uso. Quindi fino adesso si è anteposto il prodotto alla domanda, quasi sempre è stato così. E voi immagino che siete tutte persone che lavorano. Di solito chi lavora risponde alla domanda. Quindi il piano operativo regionale con i suoi possibili finanziamenti e le dinamiche del piano operativo regionale che ci mandano verso un altro indicatore fondamentale su cui ormai è ineludibile il disinteresse delle amministrazioni locali, che è i 17 obiettivi dell'agenda ONU 2030. Quindi che cos'è la rigenerazione urbana? Giocando un po' con le parole, la rigenerazione urbana, insomma, parte dalle risorse. Una città non esiste se non ci stanno le persone, quindi insomma le risorse umane, le risorse del lavoro, l'attenzione alla crescita del lavoro è un elemento assolutamente determinante e fondamentale. La rigenerazione urbana non esiste se non si sta attenti, non si fa attenzione alla generazione a cui ci si rivolge. E intendo per generazione non quello che forse noi crediamo, no? Generazione di mio padre, di mio figlio, di mio nonno, no? Che cosa succede adesso? Perché quello che si progetta adesso avrà azione almeno tra 5 anni, se non tra 10. Quali sono le finalità? Qui poi naturalmente metteremo a vostra disposizione, le metteremo sul sito del comune, le metteremo in rete queste, alcune di queste immagini, non tutto questo PowerPoint che è un po' noioso. Però quali sono le finalità della legge? Qui adesso con l'ausilio di qualche immagine l'abbiamo messa un po' in fila. Sono quelle dell'articolo 1 della legge e sono, insomma, rappresentano molte cose che sono già state dette, quindi io non voglio dilungarmi molto perché ci sono questo tavolo degli ospiti importanti e poi penso che sia importante anche sentire molti di voi, soprattutto la platea o gli invitati, se vogliono partecipare a questo primo momento. La rigenerazione urbana, dicevo prima, è anche responsabilità e quindi prendere la decisione di aderire pienamente a una norma del genere e aderire a cercando di poter applicare e governare almeno nelle sue linee essenziali tutti gli articoli della norma è un atto di responsabilità di governo del territorio che un'amministrazione sta mettendo in atto. Quali sono gli indicatori di quello che è ciò che succede, diciamo, sul territorio? Ce n'è uno abbastanza importante che è il BES, che è un indicatore fatto da alcuni quadri programmatici e analitici dell'Istat, che ci dice che ci sono dei misuratori del benessere sulla salute, sull'istruzione,
sul benessere economico, sulle relazioni sociali e così via. Sono 12 questi misuratori. Li ho veramente imparati, io potete immaginare come architetto, insomma, ero molto più appassionato ad altri aspetti, diciamo, no? Alle arti figurative, ad altre cose, sono rimasto appassionato a queste cose. Però se si comprendono le dinamiche di questi aspetti, è molto più completo, molto più aderente il progetto. Guardate questa cosa qua. Il Bessing dice qualcosa di non banale. La soddisfazione per la vita, delle relazioni sociali, della salute. Ciampino è un posto splendido, però ha alcune problematiche rispetto, per esempio, il grande raccordo anulare sicuramente non aiuta la sua qualità dell'aria. Istruzione. E questo diagramma fa capire quanto venga percepito, qui parliamo dell'Italia centrale, no? Dal 2010 al 2016 questi aspetti, quanto siano variati nella sensazione generale. Questo è l'ultimo pezzo che si riferisce alle città metropolitane ed è più puntuale e riguarda in particolare il Lazio e il centro Italia. Quindi anche questo diagramma è particolarmente efficace. Le immagini che voi vedete a coronamento non sono messe a caso, ma sono proprio auspicabili o riferibili agli stakeholder. Cioè vorremmo che al tavolo di lavoro per la costruzione di questo piano quadro di indirizzo verso le regole della rigenerazione urbana ci potessero essere anche le persone che più di noi, più del sottoscritto, nel caso di specie, conoscono alcune di queste problematiche e possano dare delle giuste indicazioni su questo territorio, ovviamente no, anche per loro stessi. Alcuni dati che riguardano la città di San Pino, vado molto velocemente, li ha già detti il sindaco. È una città sui generis, molto densamente abitata, quasi 3.000 abitanti per chilometro quadrato, un consumo di suolo importante, un bel mix, diciamo così, diciamo anche dal punto di vista delle nazionalità, una presenza degli stranieri non eccessiva, insomma un 7, sotto l'8%, e comunque una città che cresce nel tempo, cioè una città che attrae. Probabilmente la posizione è strategica e quindi questa cosa deve far pensare, quindi anche la residenzialità, l'attrazione turistica, l'attrattività verso la residenza studentesca o altro, è un tema che può riguardare la rigenerazione. È un cardine, non so come dire, ma proprio veramente il cardine di una porta, no? Tra l'area dei Castelli Romani e la zona sud-est di Roma. È un nodo, è un anfiolo dal piano, ce ne rendiamo conto ogni volta che saliamo in macchina, ma pure semplicemente attraversando le strade nei suoi punti nevralgici. E non mi dilungo molto, ne parleremo con, in particolare con lo staff di città metropolitana e con l'architetto Piacenza che era stato invitato. Leggo un messaggio. Sì, se poi il sindaco leggerà un suo messaggio, perché vorremmo davvero lavorare a più mani in maniera completa. Vedete alcuni estratti di questo lavoro che si sta mettendo in atto, che si sta costruendo, quindi scusateci se trovate magari delle imprecisioni, lo stiamo facendo, abbiamo cominciato a lavorare in maniera attiva effettivamente da settembre. Considerate che Ciampino, come la maggior parte credo dei comuni nel Lazio, non ha il suo piano programmatico in formato digitale, bisogna ridisegnare sostanzialmente tutte le carte, cercare di metterle a sistema. Dice, vabbè, ma perché perdi tempo? Eh no, perché poi ci
gira bene il direttore, quanto invece noi abbiamo degli elementi molto precisi che dobbiamo rispettare. Quindi ci sono delle carte della regione con cui noi dobbiamo confrontarci, che ci danno l'indicazione precisa. Velocemente, qui parlo si vede la cartografia del piano territoriale provinciale. Cos'è il Ciampino? È un territorio abbastanza piccolo che però sta in mezzo a cose apparentemente molto importanti. Quindi che cos'è? È lui il plusvalore delle cose importanti o il contrario? Qualcuna le dice. L'area di Cinecittà, Tor Vergata, l'agenzia aerospaziale, gli edifici e le attività della Banca d'Italia, il Parco dei Castelli Romani. Considerate che la maggior parte dei turisti, soprattutto gli anglosassoni e della fascia, diciamo, i tedeschi, così ci capiamo, conoscono molto meglio di noi la storia, la qualità e la valenza culturale dei Castelli Romani. Molti vengono per vedere i Castelli Romani, non per vedere Roma. Sembra strana sta cosa, ma i Castelli Romani sono una realtà straordinaria. E ci si arriva passando per Ciampino. Cos'è Ciampino? Quindi ognuno di voi, io qui ho messo delle foto un po' così che magari ci ricordano, e ognuno di voi magari può rispondere, è la stazione, è la piazza centrale, è appunto la zona della Folgarella, è l'aeroporto. È una città in gabbia dalla ferrovie? Non credo, anzi, sicuramente sì, appare così. Quindi il bambino in basso alza la mano e dice la sua, no? Quindi ci sono delle aree anche molto importanti, ci sono dei complessi di edilizia pubblica realizzati che vanno tenuti sotto controllo, riqualificati e oggetto anch'essi del programma di rigenerazione urbana. Che idea di città ci vogliamo dare? Io non ce l'ho la risposta oggi, cioè questo è un lavoro in corso. Quindi abbiamo una città che è stazione aeroporto, abbiamo una città che è al centro e rappresenta le proprie attività e così via, oppure è una parte commerciale importante per se stessa e per la città di Roma e della sua area metropolitana. Ciampino è anche al centro di importanti dinamiche di sviluppo programmatico sia dell'area metropolitana, dei comuni circostanti, ma anche della stessa Roma Capitale. Senza dilungarmi, ci sono, e anche degli operatori stessi che operano in Ciampino, penso che Ferrovie e Aeroporti di Roma abbiano dei programmi specifici con ricadute importanti sulla città. Abbiamo prodotto e lo renderemo disponibile verso tutti gli operatori che vogliono lavorare con noi con la loro manifestazione di interesse, un manuale esplicativo della norma che analizza articolo per articolo la possibilità e la disponibilità di essere applicato sulla città, sia per quanto riguarda gli ampliamenti edilizi, sia per quanto riguarda le dislocazioni su aree che invece non consentono non solo l'applicazione della norma, ma devono essere magari rese libere perché troppo vicino a un fosso, troppo vicino ad ambiti bruciati, sia per quanto riguarda, non ultimo, questa immaginetta che mi piace, forse è una mia deviazione, quella di far sì che molti dei progetti che si possono portare avanti, materiali e immateriali che siano, possono essere messi a confronto
messi anche, come dire, con la possibilità di arrivare a un premio attraverso dei concorsi che possono coinvolgere le scuole, che possono coinvolgere le università, che possono coinvolgere i giovani. Abbiamo cominciato a ridisegnare il piano regolatore, sarà quanto prima, dateci un po' di tempo naturalmente perché non è una cosa semplice, reso disponibile un sistema informatizzato che può essere utile a tutti i tecnici presenti. Le linee guida della Regione Lazio, anche qui abbiamo cercato, sperando di non aver fatto errori grossi, sto guardando a Scienzi, no, abbiamo cercato di renderle un po' più così, comunicabili ai non addetti ai lavori. Ecco, però alcune cose le voglio dire. La Regione Lazio con queste linee guida, oltre ad aver fatto un ottimo lavoro, è stata estremamente chiara. Ci si riferisce alla sua cartografia, a una cartografia specifica, la CTR della messa a disposizione sul sito aumentata della Regione. La Regione sta sempre parlando alle amministrazioni, poi mi dica direttore se sto sbagliando. Ci si riferisce alla carta dell'uso del suolo, perché la rigenerazione urbana deve rigenerare qualcosa che già esiste, che già è stato in qualche modo consumato o comunque compromesso, quindi l'uso del suolo è determinante. Anche qui c'è una cartografia che non è una cartografia che può produrre in modo autonomo il singolo comune, ma è una cartografia che è la cartografia di riferimento sul quale applicare le perimetrazioni. La messa in sovrapposizione di tutte queste cartografie dà la possibilità al comune di perimetrare quegli ambiti di applicazione dei vari articoli e darà anche la possibilità alle singole persone, imprenditori, imprese, a valutarne l'occasione di sviluppo, l'occasione di trasformazione e così via. Quindi questo documento dovrà essere effettivamente qualcosa che dà indirizzo, è un atto di indirizzo che l'amministrazione vuole portare verso alcune particolari dinamiche. È un atto di indirizzo naturalmente a scala territoriale. E noi abbiamo cominciato a lavorare su alcuni aspetti in particolare, ho quasi finito anche. Un repertorio cartografico attualizzato al 2020, un'analisi di quelli che sono i sistemi. Noi tecnici ci piace usare questa parola che può essere anche un po' tirata così, no? Da una parte e dall'altra, però ci sono dei sistemi invarianti. Allora, gli ambiti che la Regione dice di perimetrare sono degli ambiti che si riferiscono a degli articoli di legge. Noi invece vogliamo, in prima analisi, perimetrare degli ambiti che sono degli ambiti di valorizzazione territoriale. Cioè, e individuiamo ciò in, torno indietro, vediamo la precedente, in tutta la città di Ciampino. La città di Ciampino deve essere interessata dalle possibilità della norma. Attenzione, non mi riferisco alla norma volumetrica, perché in alcune aree non si può costruire nulla o trasformare nulla, però si può agire con azioni immateriali. Questi ambiti li abbiamo e li stiamo cercando di identificare in coerenza di piano, ma in coerenza di realtà. Quegli ambiti che hanno un'identità chiaramente identificabile da tutti, non semplicemente da un tecnico o da un amministratore che vuole in quel momento magari sviluppare un'area piuttosto che un'altra, quindi cercare di trovare un'identità omogenea. Non è semplice, ne abbiamo individuati un po' e su questi ci stiamo lavorando, dando i
indicazioni di indirizzo. Vedete che c'è una bella scritta, bozza, work in progress, non è un paracadute da parte nostra, è la verità, primo perché non è facile fare una cosa del genere in pochissimo tempo, ma perché vorremmo aggiustare la mira proprio con le vostre indicazioni, con le vostre manifestazioni di interesse. Quindi ambiti omogenei, quello precedente riguardava gli ambiti strutturanti, il territorio, viabilità, infrastrutture, ma anche i fossi, anche la struttura morfologica del territorio è un ambito strutturante di grande valore. E poi il sistema degli ambiti ambientali, è tutto ambiente, ma non perché in questo periodo storico va di moda la parola e ne vogliamo parlare, ma è tutto effettivamente ambiente. Quindi c'è un tema importante e Ciampino è un territorio agricolo di connessione, cioè un territorio fondamentale perché riesce, anche per le cose che dicevo prima, per il turismo, ma anche per la stessa residenza, a diventare un laboratorio di esperienze, un laboratorio, veramente un laboratorio su cui lavorare insieme. No, tra l'ambito dei Castelli Romani e la città di Roma, in particolare quella delicata parte della città di Roma che è particolarmente fragile perché da una parte c'è il Parco dell'Appia e dall'altra inizia un po' tutta la conurbazione difficile che sta lì tra il grande raccordo anulare. Il sistema dei servizi, qui ci sono, probabilmente ci siamo scordati qualche servizio significativo, l'offerta sportivo-culturale che comunque Ciampino ha, e guardate un po', ce l'ha proprio un po' nella sua anima, proprio nella parte, quasi nella mezzeria del suo corpo urbano, ed è soprattutto nelle espressioni più importanti un po' una sorta di spina dorsale, quindi potrebbe diventare un sistema abbastanza importante. Mi diceva il sindaco che le aree sportive e culturali sono tutte di proprietà comunale, quindi c'è un'importante occasione di poter valutare il tema di gestione, di utilizzo attualizzato, contemporaneo. Il sistema dell'istruzione pubblica, Ciampino ha avuto delle scuole e dei docenti importanti, senza che li ripeto, insomma, no? Molto importanti. Lo è ancora, ci sono ancora delle scuole che sono di primario livello anche rispetto alla città di Roma e non solo, anche a livello nazionale. E su questo si deve puntare, ecco, io voglio ripeterlo, mi piacerebbe che il prossimo incontro venga fatto proprio con le scuole e gli studenti. Degli spazi urbani, alcuni sono compiuti, altri sono incompiuti, altri sono compiuti ma non adatti a alla funzione attuale. Il sistema identitario, quindi c'è una città del lavoro, una città dell'abitare, una città del paesaggio. Il sistema dei tracciati ambientali. Guardate che io ho messo una scommessa, mi ero fermato prima a parlare con dei rappresentanti della struttura di sistemi urbani che è venuta e fa parte dell'uditorio e sono molto contento della loro presenza perché sembrerebbe un paradosso, ma sarebbe straordinario se proprio su Ciampino, con le sue problematiche, le sue dinamiche, ma anche le sue grandi occasioni, si riuscisse a rigenerare una parte importante del tessuto attraverso un sistema ambientale che nasce proprio da una grande infrastruttura che apparentemente sembra discostarsi molto da questo. Alcune ipotesi, poi ho finito. Il sistema ambientale del verde, sportivo e dell'ambiente può essere per esempio trattato così. Ma da chi? Anche da imprese, da società, da operatori economici che possono portare il loro know-how sull'impiantistica diffusa, sulla geotermia,
sul recupero dei materiali. I materiali da demolizione possono essere recuperati, riportati a nuova vita, sia per rifare manti stradali, ma anche per rifare nuovi oggetti. Lo si fa ormai, non c'è nessuna novità in questo, e da quello che ho capito ci sono già delle imprese proprio qui di Ciampino che fanno questo a livello anche importante. Ma anche il terreno di scavo, laddove nuove o vecchie, diciamo così, operazioni edilizie debbono essere fatte, può essere recuperato. È una tecnica chiamata topsoil, dove questo terreno, piuttosto che diventare un costo per essere smaltito, diventa una risorsa anche per chi lo per l'operatore tecnico, per l'operatore appunto, per il costruttore, perché può essere riportato a coprire parti degradate, no, oppure parti non permeabili della città, e quindi recuperare alcuni spazi verdi laddove non ci sono, evitando così l'inquinamento, l'irraggiamento eccessivo, il surriscaldamento ambientale e così via. Insomma, sono tante cose, moltissime sicuramente le conoscete. Noi oggi, almeno per quanto mi riguarda, volevamo semplicemente conoscervi, farvi conoscere che cosa stiamo facendo, e siamo naturalmente a vostra disposizione per misurare e mettere meglio a tiro ciò che il nostro compito deve portare avanti. Grazie.